social. Benvenuti amici di Live Social, sono Gaetano, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio News 24, pronti a raccontarvi storie e passioni da ogni angolo d'Italia. E oggi di passione davvero parliamo, perché andiamo a Bergamo per incontrare un pilota di rally, nello specifico Loris Gelfi, che abbiamo con noi in collegamento. Benvenuto Loris. Benvenuto, grazie mille, buongiorno a tutti, grazie. Ciao Loris, allora, pilota di rally, che cosa interessante, che cosa bella. Ecco, io voglio farti subito proprio una domanda velocissima. Come è nata appunto la passione, ok, per pilota, ma pilota di rally nello specifico, perché? Una passione nata quando ero piccolo, nella località in cui passavo le vacanze, vedevo transitare uno dei rally più importanti del momento e da lì sono rimasto subito colpito e stregato da questa disciplina che ancora oggi mi fa veramente vibrare. Come ci si allena prima, normalmente, ma dici anche poi durante la quarantena, come si può fare? In realtà l'allenamento del pilota da rally è un allenamento che si divide sia fisicamente che psicologicamente, perché è importante durante un periodo convenzionale, quindi non questo della quarantena, allenare la propria forma fisica. Più che la potenza muscolare è importante allenare la resistenza, perché nel momento in cui cala l'ossigenazione dei muscoli, calano tutta una serie di dinamiche cerebrali per il quale si lasciano sulla strada dei secondi importanti, quindi la mountain bike, la corsa, la palestra e allenare i muscoli fondamentali, quelli possono essere il collo, quelli possono essere le braccia e anche le stesse gambe. Poi c'è un allenamento di indirizzo, sì. Io nello specifico utilizzo il kart. Come ci si avvicina a questo mondo e come è possibile contattarti? Posso dare un'occhiata a quello che è il mio portale, l'ho creato ormai 10 anni fa perché proprio volevo raccogliere tutte le esperienze sia positive, certo, che meno positive della mia carriera, e vi invito a guardare il mio sito che è www.lorisghiacci.com. Lì troverete tutta una serie di situazioni, dai blog, curiosità, tutti i video della mia stagione. Poi ci sono, senza ombra di dubbio, gli enti preposti, ovvero l'ACI di ogni città nella quale ci si può avvicinare, fare la richiesta per ottenere una licenza, perché così si chiama, per poter guidare queste vetture e partecipare ai corsi di sicurezza per conoscere quali sono tutte le dinamiche importanti per correre in totale sicurezza. Diamo anche un messaggio a tutto il settore, insomma a tutto il movimento italiano. Cosa ci tieni a dire loro? Ma io intanto credo che questa volta si siano un po' scambiati i ruoli. Ci sono 2000 piloti in Italia che occupano il mondo del rally, della salita e del slalom. In questo momento sono a bordo strada a tifare per tutte le aziende che sino ad oggi ne hanno sostenute, quindi io auspico a tutti i nostri partner e al tessuto economico italiano una celere e brillante ripresa, perché ce la mettiamo e ce la faremo. Io so che gli imprenditori italiani sono sempre affaticati e anche questa volta dimostreranno che basta, sono fatti. Altra nota del settore, che è una nota ancora più importante, è la nota del green. In Italia ci sono circa 100 aziende che si occupano della messa a punto e della preparazione delle vetture, sono aziende che campano proprio di questo, sono a reddito zero ormai da 2 mesi e mezzo e credo che ci resteranno ancora per un periodo. A loro va tutto il nostro sostegno, perché hanno il compito di farci divertire e in questo momento abbiamo il compito di dare una mano a restare a galla e ad essere pronti e preparati, perché spero di essere uno dei partecipanti qualora si possa tornare a correre. Loris, grazie davvero tante, veramente, per la tua per il tuo prezioso contributo. A voi ragazzi, in bocca al lupo per tutto e speriamo di vederci presto. Grazie. Live Social.